Buonasera mister. Ciao. Allora, stasera inevitabilmente sono rimasto deluso, né un po' né molto deluso, diciamo, perché la Ternana dopo tanto menare è riuscita a segnare e per lavoro, non è riuscita però secondo me a trovare la grinta giusta per mantenere il risultato e ha preso un gol. A parer mio non voglio essere cattivo, ma da Pulli, non so lei che ne pensa. Ecco. Sono d'accordo con te, eh? Piano piano visto, siamo sempre più allineati. No, la verità è che la squadra ha fatto quello che doveva fare in una partita dove la realtà dice che palate di Vallucca non ce ne ricordiamo. E abbiamo avuto il palleggio, il primo tempo abbiamo avuto 3 o 4 situazioni da gol, siamo arrivati anche al tiro molto, molto bene e poi per bravura l'abbiamo sbloccata e dove quando sembrava che il grosso era fatto, invece lì la squadra, come dici te, è stata leggerina, ha preso un gol da Polli. Poi quando ieri vi dicevo che dobbiamo alzare il livello della rosa, perché non possono essere gli stessi a tirare la carretta e avevamo bisogno di. C'è stato anche diciamo l'infortunio di Corradini che ci ha dovuto far mescolare un po' le carte. A 20 minuti alla fine è entrata Loi e ha tirato il fiato un po' ciancia a 20 minuti alla fine e Cice ha chiesto il cambio. E non è facile, non è facile, ma i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Poi, come dici te, giustamente in quei 20 minuti abbiamo perso un po' di equilibrio, ma abbiamo avuto una gestione della palla da Polli, una palla che sul lato destro deve andare in tribuna. Invece abbiamo preso il cambio gioco, abbiamo preso gol con 6 dentro l'area nostra ed è un peccato. Quindi stanotte si dormirà poco, ci mettiamo le ferite, il calcio è bello per questo perché va accantonato subito e martedì ci aspetta un'altra battaglia che è da preparare attentamente perché in questo momento qui bisogna trovare equilibri perché in alcune zone siamo corti. Buonasera mister. Buonasera. Buonasera mister. Innanzitutto, se è possibile sapere cosa ha riportato Corradini, perché. Non si sa, è un affaticamento, bisogna sperare che non è stirato, però sicuramente martedì non ce l'avremo. Diciamo che ha un po' anticipato quella che era la domanda che le volevo fare sulla sostituzione di Cianci e di Cicerelli, no? Perché da quel momento in poi la squadra, insomma, si è un po' abbassata, diciamo, non è riuscita più a ripartire come aveva fatto nel primo tempo e nella prima parte del secondo. Soprattutto nel primo tempo sono stati degli scambi interessantissimi tra i tre attaccanti, Curcio, Cianci e Cicerelli. Ecco, le volevo chiedere, insomma, se è dipeso solo ed esclusivamente dal fatto che diciamo, le sostituzioni non hanno dato quel risultato che avrebbero potuto dare. Questo non lo so, il dato di fatto dice che dopo che siamo andati in vantaggio e dopo che sono state le sostituzioni i ritmi un po' sono calati e l'aspetto mentale non abbiamo avuto quell'energia necessaria anche per poter soffrire, metterci dietro linea della palla e non concedere niente, però alla fine cosa abbiamo concesso? Gli hanno concesso un gol da Polli, poi anche Rimini si metteva dietro, ripartiva, noi abbiamo avuto poco equilibrio. Quando vi dico che la gestione della palla diventa determinante e le palle, quelle del cazzo, che sembrano approssimative dei 5-10 metri, vanno gestite con la bava alla bocca, perché il passaggio di 5 metri fatto di piatto come si deve, gestirlo, prendere un fallo, mettersi davanti col corpo, e a quella è la rabbia di voler portare a casa il risultato, non essere approssimativi. Quando la palla deve andare in tribuna a 70 metri, deve andare a 70 metri. Questo è lo step che vi dico quando vi dico che ci vuole umiltà, non bisogna alzarsi da terra e sentirsi belli biondi con gli occhi azzurri. Perché una cosa è giocare a calcio
cercare di scardinare difesa avversaria oggi era difficilissimo, ma la squadra è stata in controllo totale, ha creato 3 o 4 palle gol pulite al primo tempo, secondo tempo sono stati bravissimi dalla costruzione dal portiere dove hanno attirato, sono andati diretti, hanno accettato l'uno contro uno, siamo andati in porta e la squadra ha fatto quello che deve fare, ma per arrivare in fondo in determinati campionati, che sia A, B o C, ci vuole un equilibrio emotivo non indifferente. Noi non dobbiamo farci trascinare da voi che giustamente dopo 3 vittorie sognate e pensate che la rosa sia la più forte di tutti, abbiamo 2 squadre, abbiamo di qua, abbiamo di là. Noi non abbiamo niente. Noi dobbiamo pensare che non abbiamo niente. Noi i campionati non si vincono con i nomi. Bisogna correre più degli altri, pedalare più degli altri. Allora lì, quando pareggi l'agonismo, quando pareggi quella cazzimma, quando pareggi quel veleno, possono uscire fuori le qualità che la squadra ha. Però dobbiamo alzare il livello di tutta la rosa, dobbiamo cercare che i giovani crescano, dobbiamo alzare il livello dei più anzianotti. È uno sport di gruppo, io credo nel gruppo, non credo nei nomi. A me dei nomi non mi frega letteralmente niente, ve lo dico chiaro e tondo. Noi dobbiamo alzare quel livello lì, credere realmente che possiamo essere una sorpresa, che possiamo lottare fino in fondo. Quello che ci porterà lontano. Quindi ci lecchiamo le ferite, non si dormirà niente e penseremo alla partita di martedì. Questa squadra ha dimostrato che ha le qualità e ha gli attributi per poter fare un tipo di campionato, però poi arrivano momenti che gli eventi ci hanno messo di fronte a determinate situazioni, bisogna trovare nuovi equilibri, non possiamo pensare che sempre gli stessi giochino 38 partite per 90 minuti, non è una cosa concepibile, quindi sono fiducioso di tutti i ragazzi, e ogni giorno ce la mettono tutta, ma io percepisco quando oggi è una partita che se hai quella convinzione totale la porti a casa senza mai, senza se. Questa è la verità, se no ci raccontiamo le barzellette e abbiamo ampi margini di miglioramento, bisogna migliorare. Quindi quando si crede che siamo incanalati nella strada giusta ed è tutto in discesa, non è così. La strada è lunga e tortuosa, ma noi ne dobbiamo essere ben consapevoli che la strada è lunga e tortuosa, perché se ne sei consapevole allora lavori in un determinato modo nel quotidiano, lavori con umiltà, sei pronto a soffrire, perché il calcio è sofferenza. Se tu non sei pronto a soffrire, se non sei pronto a battagliare, se non giochi col cuore, se non giochi con l'anima, capisci? Quindi siccome noi in campo mettiamo qualità, mettiamo cuore e anima, ma non basta, bisogna superarsi. Questo è se vuoi fare un campionato di vertice, non vuoi non fare un campionato anonimo. Quello che hanno fatto questi ragazzi nelle prime 10 giornate non era una roba scontata. Voi l'avete dato per scontato? Io no. No. Io no, io non l'ho dato per scontato. Sì, voi l'avete dato per scontato, io no. Io sinceramente no, perché ve l'ho detto, cambiare 16 giocatori e creare un'anima non è semplice. Mister, questo lo abbiamo riconosciuto. No, non io, non a me, attenzione. No, a lei, ma al gruppo stesso. Quando si dice che hanno fatto quel risultato, cambiando alla prima giornata, 9 giocatori su 11 erano nuovi, di cui 2 erano arrivati prima, significa anche riconoscere quello che hanno fatto i ragazzi e quello che ha fatto senza nascondersi anche lei, insomma. No, ma non è merito mio, è merito loro, credetemi. Ah, sì. Quando vi dico che è merito loro perché non è facile trovare un equilibrio, trovare una scintilla subita per incanalare 10-9 risultati utili consecutivi. Ma devi essere consapevole di cosa ti ha portato ad ottenere quei 9 risultati utili consecutivi. Perché noi siamo a un quarto del campionato, guarda, è un quarto, è già passato, non conta più niente. Non conta più niente. Adesso la strada è lunga, ma lunga pesante. Ma come sarà lunga per le altre? Perché arriverà il momento di down per le altre. Noi stiamo tenendo botta e dobbiamo tenere botta fino a gennaio, perché abbiamo delle defezioni in determinate zone di campo, dobbiamo aspettare che determinati giocatori mettano minutaggio, che crescano di condizione. Allora possiamo diventare una squadra fastidiosa. In questo momento qui c'è da tenere botta e da tirare fuori gli artigli. Gli artigli, perché i punti sono pesanti e dobbiamo cercare di non lasciarli per strada. Grazie. Yeah. Sono.
Buonasera. Collegandomi un po' al discorso che faceva adesso ultimamente, diceva che comunque bisogna stringere i denti perché ci sono delle tensioni. Sta provando anche comunque di provare, diciamo, di cambiare modulo, passando insomma anche un centrocampo a tre, ovviamente adesso il centrocampo un po' a quello che è un po' più dove siamo più corti, però appunto come diceva lei siamo in emergenza, quindi no ma ci penso, proviamo, e poi il centrocampo a tre devi adattare qualcuno a centrocampo, la squadra deve sopportare le due punte, sta rientrando Tito che non è ancora al 100%, e il modulo cos'è? Come vuoi difendere? Allora pensi il modulo. Difendiamo a 4, stiamo impostando a 3, la squadra è stata super offensiva, al primo tempo eravamo 3 più 2 mediali, al secondo tempo 3 solo un play, eravamo con 6 giocatori offensivi, e la squadra ha avuto gestione della palla, li ha schiacciati. Noi, non è quello, non è questione di modulo, non è questione di... Noi dobbiamo trovare solidità, una solidità... che stiamo dimostrando, perché la squadra oggi, a me, dico la verità, a me è piaciuta la squadra, fino al gol del vantaggio la squadra è in totale controllo della partita, poi a volte puoi calare fisicamente, puoi non avere determinate energie in determinati momenti della partita, ed è una roba fisiologica, ma è in quei momenti lì che la devi portare a casa, essere brutto, sporco e puzzare, la palla se deve andare a 70 metri va a 70 metri, se devi vincere il contrasto lo vinci. Quello che dobbiamo mettere dentro noi, diventare un po' più sporchi in determinate situazioni. Però i giovani, aspettiamo i giovani, devono crescere e andiamo avanti. È un peccato perché è una partita che oggi era, secondo me, una volta che lei sbloccata, era indirizzata la partita e in qualche modo la devi portare a casa. Grazie.